clamoroso. Bonucci è un giocatore del Milan. E non è uno scherzo. Quello che poteva diventare a tutti gli effetti una bandiera della Juventus ora gioca nella squadra rivale. E siccome più o meno era successa la stessa cosa con Higuaín lo scorso anno dal Napoli alla Juve, oggi sono qui con le reazioni del web che si è scatenato. Voi non potete capire, tifosi juventini, tifosi milanisti, tifosi napoletani soprattutto, hanno reagito a questo colpo di mercato. Complimenti comunque al Milan che sta spendendo tutto spiano. Lasciate un like e scrivete qua sotto nei commenti se il Milan secondo voi può vincere lo scudetto o meno con tutti questi acquisti che sta facendo. 40.000 mi piace, prossima reazione del web. Spero che come al solito questo video vi possa piacere, questo format che sto portando avanti ormai da 4 anni. Vi piace, grazie per il vostro supporto, quindi spolliciate più non posso. Ma adesso siamo pronti con la prima reazione del web da un tifoso milanista. Juventini, juventini che rosicano ovunque. Nice meme. Un'altra meme, anzi automeme, l'ha fatta Caressa, che salutiamo. Il buon Fabio, a inizio della sessione di mercato, disse queste parole: non credo che il Milan abbia tanta disponibilità economica per il mercato. Cheat Caressa. Ah, l'hanno scritta gli autogol, che salutiamo. Arriva un'altra immagine divertente, questa volta a favore del Milan, ovvero Mirabelli e Fassone che attendono Bonucci a casa Milan. Ma i tifosi della Juventus non erano quelli che facevano la morale ai napoletani? E Higuaín? Bene, questi sono alcuni commenti che hanno scritto tifosi juventini. E, ci tengo a dirlo, è sbagliato, ma effettivamente fa ridere come gliel'hanno scritto. Mi auguro che ti rompi il crociato appena arrivi in quell'inferno, coglione! Non ti ci arrivasse il figlio a Milano, ingrato maiale! Ti auguro il peggio, figlio di puttana, bastardo mercenario di merda. Spero che Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli ti spacchino le caviglie, bastardo di merda. Magari muori mentre vai a Milano, ragazzi. Ma che cazzo? State fuori. Ma questi commenti sono sempre sbagliati. Rendetevi conto da soli. Assurdo. Ovviamente non tutti i tifosi sono così, fortunatamente. Ci sono tifosi normali e tifosi ignoranti. Questa è ignoranza, ragazzi. Non è ignoranza, ma è sicuramente incoerenza quello che ha detto Bonucci appena un anno fa, il giorno del suo rinnovo. Io via dalla Juventus? Piuttosto legatemi ai cancelli dello Juventus Stadium, perché non me ne andrò mai. Leonardo Bonucci, 17-11-2016. Manco un anno è passato. Qualcuno prenda le catene per Bonucci, grazie. Gli autogol fanno un'altra meme con Goku stavolta. Quando ti fighi e ti addormenti, ma ripensi a Bonucci al Milan. Molto divertente. È partito lo sfottò anche dei tifosi napoletani verso gli juventini, soprattutto dopo il caso Higuaín. E infatti twittano: Bonucci sta arrivando a Milano per la firma. Se ha già fatto le visite mediche, è la fotocopia di Higuaín. Occhio per occhio. Dente per dente. Un tifoso juventino non ci sta che Bonucci sia andato proprio al Milan e dice: poteva andare ovunque, l'avremmo capito, ma al Milan fai schifo. Secondo me questo tifoso è lo stesso che se Bonucci fosse andato all'Inter avrebbe scritto: potevi andare ovunque, ma all'Inter fai schifo. Poteva andare alla Lazio? Poteva andare ovunque, ma alla Lazio fai schifo. Alla Roma? Potevi andare ovunque, ma alla Roma fai schifo, quindi si è incazzato che Bonucci sia andato in Italia, più che altro. Tifosi juventini anche che non ci stanno molto su questo addio, anche perché si parlava di dare la fascia da capitano addirittura a Bonucci per il dopo Buffon. Infatti scrivono: la giornata di oggi è dedicata a tutti quelli che erano pronti a dare la fascia a Bonucci per il dopo Buffon. Un minuto di silenzio. Un minuto di silenzio. C'è chi vuole fare sempre polemica sulla Juve e gli arbitraggi, comunque sia una battuta, e infatti scrive: Bonucci scoprirà che nel calcio esistono i cartellini gialli e quelli rossi, aiutatelo a superare il trauma. Bonucci è un gran difensore di quelli che menano. A proposito di battute, la battuta più bella rimane questa. Sapete che il figlio di Bonucci tifa Toro? Allora adesso ci scrivono: il figlio di Bonucci si sta attrezzando per tifare Inter. Questa mi è piaciuta. Insieme a Bonucci probabilmente verrà presentato anche Biglia, acquistato dalla Lazio. Il Milan ha già speso più di 150 milioni, ha dato di stipendio a Bonucci una roba tipo 9 milioni l'anno. È veramente assurdo. Non si ferma più il Milan, infatti ci scrivono. Passiamo alle cose formali. Tra poco Fassone e Mirabelli acquisteranno anche la Torre di Pisa e il Colosseo. Effettivamente. E a proposito di Fassone, proprio Fassone twitta, che non è lui, eh. Però, 14 luglio 2006, Calciopoli. 14 luglio 2017,
ecco Dopoli. Che classe. Ovviamente non era un fake. Però fossi stato un tifoso milanista avrei goduto anch'io. Così come hanno goduto i tifosi juventini all'epoca per due grandi cessioni che il Milan ha fatto alla Juve, infatti ce le ricordano dicendoci: ci hanno dato due fenomeni mondiali come Pirlo e Davids. Potremmo pur dargli un buon difensore che fa spesso castronerie, no? Dai, l'ha presa bene, però Bonucci è uno dei più forti difensori della Serie A, possiamo dirlo benissimo. Quindi non è proprio un difensore che fa castronerie, è uno dei più forti. È stato veramente un bel acquisto del Milan. Milan non ha quasi mai fatto così grandi acquisti, infatti, dopo pochi mesi di proprietà cinese nasce spontanea una domanda: ma Galliani chi? Povero zio Fest. Tifosi napoletani ancora scrivono: ora avete voi il vostro Higuain, il karma! Prima Bonucci twittava sempre fino alla fine, ora scriverà fino alla Cina. Buona Europa League, Leo. Eh sì, effettivamente non giocherà la Champion Bonucci, Champion che ha sfiorato con la Juventus, ma andrà a giocare l'Europa League con il Milan, che si sta attrezzando per vincerla in ogni caso, o per competere fino alla fine. Ah, fino alla fine. In casa Milan stanno arrivando giocatori su giocatori, e infatti scrivono: quest'anno al Milan sono state fatte più visite mediche che in 10 stagioni di Grey's Anatomy. E questo è da premio Oscar. Bravo. Chiudiamo con questo velo di tristezza che fa riflettere. Uno spunto di riflessione: l'accoglienza calorosa dei tifosi del Milan per Bonucci mi ricorda quella che riservarono gli interisti a Kong Dobbia. E con questo velo di tristezza che fa riflettere ci possiamo salutare. Invito a lasciare 40.000 like per il prossimo episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. Io mi sono fatto un po' di risate, spero anche voi. Fatemi sapere se il Milan potrà vincere quest'anno lo scudetto o l'Europa League, se è comunque competitivo e può battere la Juve. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Vi mando un abbraccione, un salutone e ciao gente.